Teatro naturale di indiscussa bellezza, profonda insenatura nell'Adriatico meridionale, sito patrimonio dell'UNESCO. Siamo nelle bocche di Cattaro, Montenegro. Panorama mozzafiato che fa da cornice alla porta Eri Cavour, alla fonda, dal 17 al 21 novembre, nelle acque antistanti la ridente città di Tivat. È qui che il contrammiraglio Andrea Gueglio, comandante del secondo gruppo navale, accompagnato dal capitano di vascello Luca Conti, comandante dell'unità, ricevono i saluti del sindaco e del comandante della Marina Montenegrina. A poco più di un miglio dalla costa, nel cuore dell'insenatura, silente ed austera, sosta la porta Eri ammiraglia della Marina Militare. La si immagina come un ponte virtuale, di collegamento tra Italia e Montenegro. Un'ancorata sinergia, confermata dalla presenza a bordo di alte cariche istituzionali, tra cui l'ambasciatore d'Italia in Montenegro, il ministro della Giustizia, degli Affari Esteri, degli Interni, della Cultura, il sottosegretario alla Difesa ed il capo di Stato Maggiore della Difesa del Montenegro. Capacità operativa aeronavali, sicurezza e sorveglianza marittima, antinquinamento. Questi i principali temi trattati nel corso dei briefing illustrativi a bordo di nave Cavour. A seguire mostre statiche, esercitazioni congiunte, cui hanno partecipato, oltre ad una rappresentanza delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, i palombari del gruppo operativo subacquei, insieme con i fucilieri della Brigata Marina San Marco, che, in collaborazione con la Marina Montenegrina, hanno effettuato immersioni e simulazioni ispettive di bordo. Ad esprimere il proprio compiacimento per l'attività svolta è stato lo stesso capo di Stato Maggiore della Difesa montenegrino, in visita a bordo dell'unità. Un consolidato legame d'amicizia e collaborazione, che supera le distanze, che punta ai giovani, che guarda al futuro, un futuro di crescita e di sviluppo. Queste ragazze belle che stanno sorridendo, anche questi ragazzi, perché siamo davvero felici, perché noi pensiamo che questo è il futuro, voglio dire, due paesi che hanno, chiamiamola amicizia. Noi vogliamo che Montenegro fa l'amicizia con tutti gli altri paesi, quindi siamo davvero, davvero un sorpreso grandissimo.